Ciao a tutti, oggi illustreremo il Bimby Sensor. Il sensor è un termometro intelligente che rileva costantemente la temperatura interna degli alimenti nei quali sarà inserito. Inserito in impasti per torte, in impasti per il pane, nelle carni, nel pesce, rileverà costantemente la temperatura comunicando quando il cuore della preparazione raggiungerà esattamente la temperatura prefissata. Questo sarà fondamentale per ottenere una cottura ed una consistenza perfetta dei cibi che si cucineranno. Inoltre si ottimizzeranno i tempi di cottura delle preparazioni. Il Bimby Sensor si compone di tre parti. Il caricatore, che è questa parte bianca. Il supporto, che è questa parte in silicone nera. E la sonda vera e propria. Al primo utilizzo, dal retro del caricatore, bisognerà aprire il vano delle batterie e rimuovere la linguetta protettiva. Rimuovendo la linguetta protettiva si consentirà alla batteria di alimentare il caricatore. Così facendo si avverrà il processo di ricarica della sonda. Solo la prima volta è consigliato far ricaricare la sonda per 2 ore. Trascorso questo tempo, Bimby Sensor sarà pronto all'uso e avrà un'autonomia di 24 ore. Aprendo il caricatore e estraendo la sonda, si noterà all'interno del caricatore lampeggiare un LED di colore verde. Vedete questo LED? Si accende. Lampeggia verde e comunica che la sonda è collegata al caricatore. Prima di utilizzare la sonda bisognerà lavarla e asciugarla accuratamente. La sonda, come abbiamo già detto, si attiverà automaticamente quando la si estrarrà dal caricatore e si spegnerà quando sarà riposta nel caricatore e si chiuderà il coperchio. È importante sapere che la sonda, per essere riposta nel caricatore, andrà posizionata nel foro presente nello sportellino e non direttamente nel caricatore, perché altrimenti non si potrà chiudere. Quindi andrà inserita nel foro e richiusa. Adesso vi faremo vedere come associare la sonda al Bimby TM6. Quindi accendere il Bimby, selezionare nel menu impostazioni, attivare la funzione del Bluetooth, selezionare dispositivi connessi. Prima di selezionare Bimby Sensor, ricordiamoci di attivare la sonda, quindi aprirla e metterla all'esterno del caricatore. A questo punto dobbiamo toccare qui sul più per aggiungere il dispositivo e quindi il dispositivo risulterà associato correttamente. Dalla maschera della home, cliccando sul menu Cooking Center, noteremo che si sarà aggiunto un nuovo menu che ci consentirà di monitorare costantemente la temperatura rilevata dal Bimby Sensor. Una volta che avremo associato il Bimby Sensor al Bimby TM6, dal menu dei superpoteri, selezionando Bimby Sensor, si aprirà la maschera che ci indicherà impostazioni di tempo e di temperatura. Selezionando sulla temperatura si aprirà un nuovo menu che ci consentirà di gestire il Bimby Sensor o in modalità manuale, impostando noi la temperatura prefissata per la cottura del cuore degli alimenti, oppure selezionando nei menu prefissati o torte o pane, manzo, quindi carni, maiale, agnello, pollame o pesce, quindi andando a prendere torte,
troveremo già dei menu preimpostati, per esempio per la cottura di torte semplici quali pan di Spagna, selezionando automaticamente risulterà impostata una temperatura che dovrà raggiungere il pan di Spagna, il cuore, per risultare perfettamente cotto, e poi cliccando su invia si avvierà la procedura. Sempre in modalità manuale, dal menu dei superpoteri, selezionando una cottura di carne, per esempio la bistecca, la costata, potremmo decidere il livello di cottura, quindi potremmo decidere se farla cuocere al sangue, media, poco cotta, cottura media ben cotta o ben cotta, e così anche negli altri tipi di cotture di carni, di pesce e pollo. In modalità guidata, andando a cercare una ricetta, per esempio torta al cioccolato, andiamo a sceglierne una torta al cioccolato, facciamo inizio a cucinare, andiamo avanti tutto il menu per la procedura di preparazione sino ad arrivare alla cottura. A questo punto il bimbi rileverà la presenza del sensor e ci dirà: preferisci impostare il timer o farlo gestire al bimbi sensor? È già spuntato sul bimbi sensor perché lo rileva. E se andiamo a cliccare su questa freccetta ci illustrerà su come utilizzare la sonda del bimbi. Quindi utilizzando il supporto da mettere sulla teglia e inserendolo all'interno del foro senza far toccare il fondo della teglia. Dopodiché, procedendo con avanti, rilevo una temperatura alla sonda che in questo momento non è nel forno di 22 gradi, e andando avanti procederà con la rilevazione della temperatura in cottura. La prima parte del video dedicato al bimbi sensor termina qui. Vi ringraziamo e vi invitiamo a visualizzare il prossimo video, nel quale vi daremo ulteriori dettagli.